Benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare insieme un riscaldacollo con questo punto fantasia. L'ho lavorato a pennello, poi una volta che sono arrivata alla lunghezza che mi serviva, cioè una lunghezza che mi copre il collo, ma non troppo stretto però, cosa ho fatto? Ho riunito le due parti e poi ci ho lavorato un bordo ondulato. In tutto occorrono sui 100 grammi di filato e l'ho lavorato con un filato che è bianco, un po' pelliccioso, vedete? E l'uncinetto 5. Cosa ho fatto? Ho avviato una catenella di un numero pari, quindi ho avviato 28 catenelle. Una volta che abbiamo lavorato le nostre 28 catenelle, andiamo a fare il primo giro. Il primo giro sarà il giro di punto V. Quindi cosa facciamo? Che avremo avviato le nostre catenelle e abbiamo 28, io ho fatto 28, quindi un numero pari, andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Quindi saltiamo queste 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, entriamo, saltiamo la quinta, entriamo nella sesta, andiamo a lavorare, quindi 2, 4, entriamo nella sesta, andiamo a lavorare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, quindi 1, 2 e 3, e nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta. In totale abbiamo questo ventaglietto, diciamo questo punto V. Poi facciamo una catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3, entriamo nel quarto punto e andiamo a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Di nuovo una catenella di separazione, saltiamo 4 punti di base, quindi 1, 2, 3 e 4, entriamo nel quinto punto e andiamo a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Questo fino al termine della riga. Una volta che abbiamo terminato la riga, saltiamo 1, 2, entriamo nel terzo punto e andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi come abbiamo incominciato il giro, così terminiamo. Ora facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, giriamo il lavoro e nello spazio di 3 catenelle qui andiamo a lavorare 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4. Lavoriamo la quarta, la quinta, la sesta e la settima. Quindi in questo spazio di 3 catenelle lavoriamo 7 maglie alte. Senza fare nessuna catenella di separazione, entriamo direttamente nel prossimo punto V, lì andiamo a lavorare di nuovo 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Senza saltare nessuna maglia, praticamente senza fare nessuna catenella di separazione, entriamo nel prossimo punto V e andiamo a lavorare di nuovo 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Senza saltare nessuna catenella, entro direttamente nel prossimo punto V e vado a lavorare di nuovo 7 maglie alte. Questo lo facciamo fino al termine della riga. Una volta che avremo terminato la riga, facciamo l'ultima maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Quindi entro nella terza catenella e lavoro una maglia alta. Una volta che abbiamo terminato questo giro, andiamo a lavorare il prossimo, che sarà uguale a quello precedente. Quindi facciamo 3 catenelle che sono la nostra maglia alta più una di separazione, giro il lavoro, salto la prima maglia, la seconda e la terza, entro nella quarta e lì vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, una catenella di separazione, vado nel prossimo ventaglietto di 7 maglie alte, salto la prima, la seconda, la terza, entro nella quarta e lavoro una maglia alta.
nuovo 1, 2, 3 catenelle, facciamo le 3 catenelle una maglia alta nel prossimo spazio, scusatemi, nello stesso punto, di nuovo una catenella, salto 1, 2 e 3 di base, entro nella quarta e lavoro una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Se sentite questi rumori sono, è il mio cagnolino. Comunque vi dicevo, facciamo una catenella di separazione, saltiamo la prima, la seconda, la terza, entro nella quarta e vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Di nuovo una catenella, prossimo spazio 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, tutte nello stesso punto. Una catenella, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Una volta terminato la riga, facciamo l'ultima maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Quindi entro e lavoro una maglia alta. Subito dopo andiamo a lavorare di nuovo il giro dei ventaglietti. Quindi in ogni arco di 3 catenelle andiamo a lavorare 7 maglie alte. Questo fino al termine della lavorazione. Questi due giri si alternano. Quindi una volta che poi siamo arrivati alla lunghezza desiderata, cosa facciamo? Dovete pensare sempre che dovete coprire il collo, non deve essere troppo stretto, oppure potete fare anche una sciarpa. Io ho preferito fare un riscaldacollo perché le uso molto di più rispetto al alla sciarpa, però può essere anche benissimamente una sciarpa oppure una stola. Comunque, quindi terminiamo l'ultimo giro così con il punto a ventaglio, con questi ventaglietti. Poi la lavorazione la dobbiamo mettere dalla parte del rovescio. E l'unica cosa che, una cosa che dobbiamo fare, che possiamo fare anche benissimamente con l'ago se non lo vogliamo fare con l'uncinetto, cosa facciamo? Entriamo nella prima maglia, così, e lavoriamo una lavorazione appunto bassissimo. Ecco qua. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare delle maglie bassissime su tutte le maglie che abbiamo nella lavorazione, in questo modo, punto per punto, prendendo anche la sola del retro, e poi facciamo una maglia bassissima. Una volta che avremo terminato, cosa facciamo? Andiamo a lavorare il giro del bordo. Calcolate che questa lavorazione sarà sempre all'interno del lavoro. Quindi andiamo a fare un giro di 3 catenelle, quindi il bordo, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro nello stesso punto da dove partono le 3 catenelle e vado a lavorare altre 2 maglie alte. Quindi lavoro la seconda e lavoro la terza maglia alta. Salto 2 maglie di base, quindi 1 e 2, non è che salto 2 maglie di base, vado a lavorare un punto basso proprio sul punto V del giro precedente, vedete qui, lavoro un punto basso, lavoro 2 catenelle e nello stesso punto vado a lavorare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Poi salto le catenelle di separazione, entro qui dove c'è il punto alto del giro precedente, del giro sottostante, vado a lavorare un punto basso più 2 catenelle, nello stesso punto altre 2 maglie alte, sul punto V, qui nello spazio del punto V vado a lavorare un punto basso, di nuovo 2 catenelle, nello stesso punto 2 maglie alte. Saltiamo queste catenelle di separazione, sulla maglia alta vado a lavorare un punto basso. Questa lavorazione la facciamo per tutto il giro e anche per il giro sotto. E una volta che abbiamo fatto questo, il risultato sarà
Questo, ecco qui, questo è il nostro punto e questo è il bordo, eccolo qua. E questo è il risultato. Quindi i due giri verranno alternati, diciamo la lavorazione verrà alternata in due giri, un giro di punto V e un giro diciamo di 7 maglie alte, ecco. Quindi questi due giri verranno ripetuti per tutta la lavorazione, poi uniremo con delle maglie bassissime. E intorno a questa lavorazione ci andremo a fare un bordo, questo bordo ondulato che vi ho fatto vedere ora. E questo è il risultato. E niente, ragazzi, il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi lasciate un bel pollice in su. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina. E noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!